Sono state pubblicate qualche giorno fa le graduatorie provvisorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare a seguito del bando integrativo numero 2 del concorso generale numero 3 emesso dal Comune lo scorso anno. Malgrado ci sia una forte emergenza abitativa, non c'è una nuova edilizia in costruzione, quindi tutte le case che vengono assegnate, ce li dà lo IACP e le assegna il Comune, sono tutte case di risulta. Quindi, e malgrado questo devo dire che rispetto all'ultima graduatoria sono state assegnate ben 59 alloggi, gli ultimi 10 sono stati quelli del progetto pilota della Provvidenza, quindi abbiamo attinto un buon numero di case da quell'ultima graduatoria. Più di 300 le istanze arrivate al comune, di queste 235 sono state inserite nella graduatoria generale, 71 invece quelle escluse. In questo caso agli interessati vengono dati 30 giorni di tempo dalla data di pubblicazione per presentare eventuali opposizioni in carta semplice all'ufficio protocollo del comune di Caltanissette in corso Umberto I numero 134, indirizzata all'ufficio assegnazione alloggi popolari. È una graduatoria generale, che però all'interno di questa graduatoria ci sono altre categorie, tipo famiglie monoparentali, ultra sessantenni, oppure giovani coppie. Come, infatti, le ultime, quelle della Provvidenza, erano destinate a giovani coppie, quindi con pochi figli, e abbiamo attinto da quella graduatoria. Ripeto, sicuramente non ci sono case nuove, però tutte quelle che, beh, che vengono liberate, lo IACP le sistema, quando ci sono i finanziamenti naturalmente, e poi il Comune le assegna.